Bonjour, mia family, parlo piano perché sono in treno e c'è un silenzio tombale qua, quindi mi secca gridare, tipo che penso mi sentano fino alla carrozza ristorante della strada. Comunque, sono completamente struccata, ragazzi, mamma mia, completamente struccata, ma mi sono portata i trucchi. E pennelli e beauty blender e mi truccherò in treno, però mi truccherò all'ultimo momento, così più tardi faccio il trucco più mi dura. E adesso siamo nel bel mezzo delle campagne, si vede nulla, delle campagne del Veneto, tipo da qualche parte suppongo, e sto andando a Milano per quel progetto con Benefit di cui vi parlavo e non vedo l'ora di potervi dire di più su questo progetto perché è veramente una cosa enorme. Però appunto per adesso non posso svelarvi nulla, anzi oggi chiederò se e quando potrò svelarvi di che cosa si tratta. Comunque, perché ho sempre i capelli a forma di ananas? Qualcuno me lo deve spiegare. Comunque, sono sul treno, mi hanno appena portato lo snack, che sono le patatine San Carlo, forse dovevo prendere qualcos'altro, e la Coca Zero e una bottiglietta d'acqua. E mi sono portato anche il computer, così se riesco lavoro un po' al computer, visto che ho tipo calcolato che sono partita alle 9.38, arrivo a Milano, spero mi sentiate tra l'altro, e arrivo a Milano alle 13 e qualcosa, 13.30, 13.40, una roba del genere. E poi alle 17 qualcosa sono di nuovo in treno e arrivo a Trieste tipo alle 21.30, quindi praticamente passo 9 ore in treno e solo tipo 4 ore scarse a Milano, quindi praticamente tutta la giornata la passerò in treno, ma sono più contenta così perché altrimenti mi sarei dovuta fermare a Milano per ripartire domani, però avrei perso tra virgolette due giornate, invece così bene o male riesco a fare tutto, però almeno questa sera ritorno a casa. Notare mega brufolo, ancora presente, comunque almeno si è un po' sgonfiato grazie a quel prodotto di Sephora di cui vi parlavo, non mi ricordo il nome ma magari ve lo dirò in qualche altro video perché è davvero davvero ottimo. E niente, adesso mangerò le patatine e risponderò a qualche email però dal cellulare, che è molto più semplice, e basta. Ok ragazzi, manca poco più di un'ora all'arrivo a Milano finalmente, yes, e ho chiacchierato con Chiara al telefono che mi ha fatto molto molto piacere sentirla, e adesso invece sto per truccarmi, tanto che più di luce. Questi sono i trucchi che mi sono portata, vi faccio vedere, proprio stretto indispensabile per truccarmi in treno per non avere tantissimo peso in giro. In realtà la mia borsa è pesantissima, una roba non potete capire. Poi le Celine sono veramente, cioè, le borse più pesanti possibili al mondo, cioè sono tremende. Comunque, questi sono i trucchi che ho portato, vi faccio vedere. Allora, vabbè, questo è il mio kit da viaggio, è sempre quello, ho preso, ta-da! Allora, la palette di ombretti Dior della collezione Backstage, c'è anche la base ombretto qui, ma ho comunque il primer che è questo di Urban Decay, poi ho il The Pore Fashional versione perlata, amo questo primer e infatti l'ho quasi finito, poi c'è il Peach Perfect fondotinta di Too Faced, anche questo l'ho quasi finito, e poi Cipria, sempre lei, Make Up For Ever piccolina da viaggio, infatti sta perdendo Cipria. Correttore, quello di Lancome, mascara o il mini size del Roller Lash di Benefit, poi vabbè collirio sempre prima di truccarmi rigorosamente, e poi Dandelion blush sempre Benefit, e poi Hoola bronzer di Benefit. E che cosa c'è? Matita sopracciglia sempre lei di Diego Dalla Palma, o questa, o i prodotti di Benefit per le sopracciglia, e poi lo spray fissante che non so perché è tutto di questo colore dubbio però
e l'All Nighter Makeup Setting Spray di Urban Decay. Sono super super contenta di avere questo mini size che riempio periodicamente con quello full size e basta. E poi matita per gli occhi e la Urban Decay Glide On Eye Pencil 24/7 colore Perversion, che è il nero, e basta, questo è quanto. E poi questo invece è il fondotinta che uso per i ritocchi durante la giornata, che uso soltanto per lo specchietto, e questo è quanto. Poi qui invece ci sono i pennelli e la beauty blender, che adesso andrò a tirare fuori perché appunto inizierò a truccarmi. E ho lavato la beauty blender prima di uscire di casa, ma detesto poi da bagnata rimetterla nel contenitore, ma è ancora umida, quindi andrà benissimo per il trucco. Quindi ci siamo, ready, set, go. Tra l'altro, notare la mia pigrizia, perché io mi trucco sempre in treno, ma non perché poi arrivo il trucco più perfetto, è solo perché voglio dormire di più, quindi veramente pigra, lo stato puro. Ok, mi sono truccata, ormai sono diventata un'esperta nel truccarmi in treno. E a Trieste c'era un bellissimo sole, invece qui, cioè, è un tempo un po' schifoso. Non so se lo vedete, ma è tutto tutto nuvoloso. Sì, non è proprio il massimo qua. Però soltanto camminando non piove, perché non ho l'ombrello. Quindi forse avrei dovuto portarlo. Comunque dovremmo arrivare tra 9 minuti, ma hanno detto poco fa che abbiamo 17 minuti di ritardo. Quindi grazie Frecce per essere sempre veramente puntualissime. Comunque spero, per dei problemi tecnici, però non ho capito come mai, weird, comunque dovrei, sì, visto il ritardo, arriverò tra sì, 25 minuti e una mezz'oretta, e ho fame, quindi non vedo l'ora di andare a pranzo, ma soprattutto non vedo l'ora di vedere questo mio progetto che si realizza. E non posso dire altro, comunque è super 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 emozionante il meeting di oggi, e quindi sono molto 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 felice. Spero lo siate anche voi per me, perché voi siete parte di tutto questo, non dimenticatelo. Quindi spero anche di poter vloggare e di potervi dire qualcosina in più dopo, ma appunto chiederò e vediamo se posso dirvi qualcosina in più. Nel frattempo, visto che ho portato il computer, sto approfittando per rispondere alle email, per portarmi avanti un po' con il lavoro, perché anche se oggi non carico un video su YouTube, c'è sempre comunque, come vi dicevo nell'ultimo vlog, c'è sempre comunque tantissimo tantissimo lavoro nel dietro le quinte. Quindi ho sempre un sacco di mail, contratti, fatture da vedere, da rivedere, e quindi mi porto avanti con questo, così dopo al ritorno in treno mi metterò il montaggio del vlog che sto filmando adesso, così almeno, anche se c'è questo ritardo, almeno non perdo tempo, ecco. Ci siamo ragazzi, ce l'ho fatta, sono arrivata con un quarto d'ora di ritardo, dai, poteva andare peggio. E qui dietro di me c'è la stazione centrale, e alla fin fine il tempo non è malaccio, neanche qui fa comunque molto molto caldo. E adesso sto andando al, non mi ricordo, ma adesso vi dico, al Rosa Grand Hotel in Piazza Fontana. Ci vediamo lì con il team di Benefit, pranzeremo insieme e poi andremo da Sephora per questo meeting molto molto interessante, quindi sono molto emozionata. Allora ragazzi, ci siamo, questa è la location, vi faccio vedere, ta-ta-ra, ta-ta-ra. E questo è quello che ho ordinato, gli spaghetti al pomodoro, sì! E vai! Mia family, sono di nuovo in treno, voi non avete idea delle peripezie. Allora, praticamente, il mio treno all'andata era in ritardo di 17 minuti, quindi sono arrivata di conseguenza al meeting in ritardo, al pranzo e poi meeting in ritardo, e quindi abbiamo mangiato e fatto tutto il nostro meeting, planning, eccetera, insomma in super 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 velocità, perché appunto non avevo tantissimo tempo. Poi prendo il taxi
E appena salgo il taxista mi dice: guarda che, cioè, io non voglio portare sfiga, però non ce la fai. E io: come no? Cioè, l'unico diretto per Trieste, come no? E mi fa: no, beh, guarda, cioè, in mezz'ora non ce la facciamo, guarda che traffico c'è. Io: ti prego, guida come Schumacher. Cioè, io: ti prego, guida come Schumacher e portami in stazione in tempo. Allora il tipo prende, è passato, cioè, vabbè, è passato con l'arancio barra rosso, che io ero là tipo: oh mio Dio, non ci arrivo viva in stazione. Comunque arrivo nella, non mi ricordo mai come si chiama la piazza della stazione, vabbè, arrivo in stazione centrale, tutto bloccato, cioè appena davanti, ero praticamente a 100 metri, tutto bloccato, intasato completamente. E il taxista mi fa: guarda che, cioè, l'unica opzione che tu hai per prendere questo treno, perché mancavano tipo 7 minuti, è uscire adesso dal taxi, metterti a correre, attraversa la strada, vai su per le scale, dritta dritta sui binari, e forse ce la fai. In bocca al lupo. Io: ok, prendo tutto, borsa pesante col computer, tutta la borsa che mi hanno dato da Benefit, adesso vi farò vedere che cosa mi hanno dato, perché non ho ancora guardato, scopriremo assieme. Prendo, corro, salgo su tutti gli scalini, tutti i gradini, arrivo e c'è il tipo che mi chiede il biglietto, perché non puoi accedere alla zona dei binari a Milano se non hai il biglietto. E io mi metto a cercare il cellulare e poi faccio il tipo: senta, se mi metto a cercare il biglietto perdo il treno. E mi fa, mi ha visto in condizioni pietose, disperate, mi fa: vada signorina. E io: grazie. Corro, corro, per fortuna, perché se il treno fosse stato tipo in un binario che non era proprio davanti all'entrata, l'avrei perso. Per fortuna il mio treno era davanti a me, vedo Trieste, ovviamente l'unico che va a Trieste, insomma, non è che sia così difficile, Trieste centrale, boom, salgo, ragazzi, per un minuto l'ho preso il treno, per un minuto, non ci posso credere, sì! Quindi, peripezie, comunque, io ho chiesto a quelli di Benefit che cosa posso anticiparvi di questo progetto, mi hanno detto niente. Quindi non c'è proprio speranza, non posso dirvi nulla per adesso, il che mi dispiace veramente, veramente tanto, 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 tanto. Non posso dire niente, ho qui tutto e non posso dire e farvi vedere nulla, il che mi fa veramente soffrire e so che fa soffrire anche voi. Quindi mi scuso perché vi dico tanto questa cosa, e poi voi siete lì tipo: ma cosa? Io non posso dirvi niente, lo so, scusatemi. Comunque, però molto presto lo saprete, molto molto presto, vi anticipo questo, molto presto lo sapete. Però una cosa che possiamo fare assieme adesso è andare a guardare le cosine che mi hanno dato da Benefit, perché mi avevano anticipato che non sarei tornata a casa mani vuote, ed effettivamente, ragazzi, ho una borsa strapiena, strapiena di prodotti fantastici. Andiamo ad esplorare assieme, poi magari vi farò vedere anche nel video haul che farò tra qualche giorno, anche perché, tra l'altro, adesso sono andata sul sito Fendi e ho fatto anche un po' di shopping, del treno. Ma non vi anticipo altro neanche qui, vedrete tutto nel prossimo video. Allora, andiamo a vedere che cosa mi hanno regalato. Allora, oh mio Dio, che cos'è questa figata pazzesca? Oh, full size, high brow, full size, professional, full size, bad girl bang, full size, go-go tint. Peel here? No, non voglio alzarlo, adesso sono il loro vino. Ma come si apre? Ma che figata è? Wow! Oh no, ci sono le faccine, che carine! Penso sia uno dei kit natalizi, che però io non so sinceramente aprire. Devo un attimino capire come si fa. Ok, ce l'ho fatta. Ta-na-na-na. Ah, l'unico a non essere full size è il go-go tint. Gli altri sono tutti full size e sono troppo contenta perché ho finito il Bad Girl Bang. È fantastico questo mascara, ragazzi. Vi ho fatto vedere l'applicazione molte volte. Vi ho detto che è arrivato direttamente tra i miei preferiti di sempre, assieme al Better Than Sex di Too Faced. Poi c'è il High Brow e poi uno dei miei primer preferiti in assoluto che uso sempre. Anche se mi sono innamorata dell'altro, quello pearly, la versione pearly, che è un pochino più perlata perché mi lascia la pelle un pochino più
Sì, luminosa, non lucida assolutamente, quindi va benissimo anche perché le pelli grasse, anche l'altra versione, e questa è la versione classica che adoro da sempre, non posso vivere senza i primer Benefit. È molto molto carino, devo dire, questo set, questo kit e questa confezione a mo' di torta da mettere sotto l'albero di Natale, perché no? Molto molto carina. Poi vediamo questo altro kit che mi interessa non poco. Nel frattempo sto caricando il cellulare, ma sì, allarghiamoci, tanto è sempre così, il treno è strapieno da Milano a Mestre, poi a Mestre il nulla, ragazzi, il nulla, cioè veramente il nulla. Comunque, questo che cos'è? Homemade Hotness. Oh, full face makeup kit. Che carino il packaging, mamma mia, mi fa impazzire. Poi tutto rosa, no, vabbè. Ah, ok, questi sono i prodotti che troverò all'interno. Molto interessante. Attenzione, ragazzi, guardate che meraviglia. Molto, vabbè, sono tutte rosa, molto golose, quindi non poteva non piacermi. Wow, Benefit. E all'interno, vediamo un po'. No, vabbè, forse questa è la mia collezione Benefit preferita per quanto riguarda il packaging, sicuramente, perché è stupendo. E sì, oggi sto indossando le ballerine Chanel che non indosso quasi mai, lo so ragazzi, il 90% di voi odia le ballerine, ma io le adoro. Comunque, e questi sono i prodotti. Allora, c'è un mini mini size del Gimme Brow, poi c'è il l'ombretto B-Color, poi c'è la Hoola, yes, poi c'è il The Real Mascara, il Bad Girl Bang in versione mini, amo i mascara in versione mini, yes, perché quello che mi sono portata oggi, che è il Roller Lash da viaggio, l'ho quasi finito, e poi ho anche un piccolo pennellino molto molto carino e molto molto utile. Wow, super super happy per questi kit. Complimenti a Benefit, perché quest'anno si sono davvero superati, sono stupendi. Poi vediamo un po' che cos'altro c'è. Allora, ah sì, meno male, perché l'ho quasi finito. Questo è il Professional Pearl Primer, quindi la versione Pearl che vi dicevo del Professional Primer Standard. È fantastico, mi piace perché è forse l'unico primer perlato che però non ti rende la pelle lucida, e per chi ha la pelle grassa comunque mista come me non è una cosa facile da trovare. Infatti inizialmente quando me l'hanno spedito ero molto molto titubante, avevo paura che appunto mi facesse diventare la pelle oleosa, ma non è assolutamente così, anzi è diventato il mio primer preferito. Poi c'è, allora, il Brow Woo Conditioning Primer. Questo è fantastico per le sopracciglia, è un idratante per le sopracciglia, ma si può usare anche come base per prima insomma di andare a disegnarle, a definirle. Poi c'è il WhatsApp, che è uno dei miei illuminanti preferiti. Non uso tantissimo l'illuminante, voi lo sapete, ma questo è sempre sempre stato uno dei miei preferiti, assieme all'altro di Benefit che non mi ricordo mai come si chiama. Questo è un pochino più neutro come colore, l'altro è un pochino più rosato, ma questo lo trovo più naturale, quindi mi piace molto usarlo sopra il labbro superiore e a volte sotto il sopracciglio. Poi, ah, c'è lui, c'è il fondotinta Hello Happy. Questo devo ancora testarlo per bene, perché ce l'ho a casa, ma non mi piace l'applicazione perché è estremamente estremamente naturale, ma non l'ho dovuto togliere dopo un po' perché dovevo cambiare trucco eccetera eccetera, insomma necessità pratiche, e quindi non so com'è la durata, ma la stesura eccetera molto semplice ed è estremamente estremamente naturale. È vero che è soft blur perché ti uniforma l'incarnato e oh, vedo che ha anche fattore protezione 15, questo non lo sapevo. Comunque è vero, sheer medium coverage, quindi una coprenza leggera media, e mi piacciono molto i fondotinta con questo tipo di coprenza, e questo devo appunto solo testare la durata. Poi, ah, c'è il correttore, il Boeing, eccolo qua, questo è il numero 2, spero vada bene per me, può essere che io abbia bisogno del numero 1 adesso che ormai abbronzatura, ciao. Poi c'è, che cos'è questo, che cos'è, allora, vabbè,
lash glue, colla per ciglia finte. No, vabbè, ma da quando la Benefit ha le ciglia finte? Non lo sapevo. E poi vogliamo parlare del packaging, che è in assoluto il packaging più figo mai visto al mondo? No, vabbè, si sono superati, io le adoro. E queste poi sono marrone. Quindi ha Pinup Lash e Prima Donna Lash, ok. Figata, vabbè, devo assolutamente provarle. Grazie al cielo non sono magnetiche. Io odio le ciglia finte magnetiche, le odio. Poi c'è il nastrino Benefit. Yes. E poi c'è l'altro correttore. Questo è il Hydrating Concealer. Metti a fuoco videocamera, grazie. E questo è il numero 2. Anche questo spero vada bene come colorazione. Poi c'è il California, fantastico California, lo uso sempre. E poi c'è il Foolproof Brow Powder, questa la conosco molto molto bene. Uso di solito il colore 2 o 3 a seconda se le voglio un po' più definite oppure un po' più naturali le sopracciglia. Comunque molto molto carino questo kit. Questo set, poi c'è il Rockateur e questo non ce l'ho in versione singola, ce l'ho soltanto nella palette, ma è fantastico perché ve lo faccio vedere, eccolo qua, c'è al centro, ce la farò ragazzi, il packaging anche è molto molto carino con le borchiette, molto rock. E al centro c'è il blush che è opaco, solo leggermente luminoso, mentre sopra e sotto c'è una specie di illuminante, anche questo molto molto bello, ma preferisco di norma gli illuminanti liquidi in inverno. E poi c'è il Precisely My Brow Pencil, la loro matita per sopracciglia automatica, questa è la colorazione 2 che uso appunto quando voglio sopracciglia un po' più naturali, e questa è la 3D Brow Tones che è in colore Rich Purple, e qui la vedete molto molto forte come colore, quindi qui andate proprio a, come dire, in inglese si dice pack, ad esagerare molto con il colore, ma se la stendete leggera, quasi non si vede il viola, ma ci sono questi riflessi che ti fanno risaltare il verde e gli occhi nocciola che tendono al verde. Se notate nella foto, guardate il prima, come gli occhi non sono messi in risalto dal viola del sopracciglio, guardate dopo. Sembrano molto più verdi gli occhi qui rispetto a questa foto, non è pazzesco, però appunto questo è super super forte, si può scegliere quanto colore applicare. E penso che questo sia tutto, sì, wow, super mega haul dal treno ragazzi, che dire, super contenta di questi regali, quindi ringrazio Benefit. E adesso ho ancora, dovrebbe essere un'oretta, anzi un po' meno di un'oretta fino a casa, ma in realtà siamo in ritardo. Cioè io ringrazio, veramente, io ringrazio Trenitalia o in generale le frecce di Trenitalia, perché davvero, cioè, sono sempre in ritardo. Cioè, io non ho parole, io veramente non ho parole. 17 minuti di ritardo all'andata e prima eravamo 26 minuti di ritardo, poi ho visto siamo passati 18 minuti di ritardo, quindi comunque in ritardo siamo ragazzi, quindi insomma forse mi conviene andare in aereo. Infatti mi diceva la ragazza di Benefit che forse mi conviene veramente venire a Milano in aereo la prossima volta, ed è una cosa che prenderò seriamente in considerazione, nonostante voi lo sapete io detesti viaggiare in aereo, cioè detesti, lo faccio, ma preferisco il treno. Ecco, forse è veramente il caso che io consideri di andarci in aereo, perché lo so, fa quasi ridere, ma ragazzi, sono 5 ore di treno da Trieste, 5 ore quasi, 4 ore 45, 4 ore 50, però con i ritardi sono oltre 5 ore di treno all'andata, oltre 5 ore di treno al ritorno, e visto che è sempre in ritardo, appunto, forse mi conviene, mi conviene andare all'aeroporto di Trieste, e quindi sì, questo è il fatto. Ah, comunque, una cosa volevo menzionare, ragazzi, perché non so come dire, ma mi è stato portato alla mia attenzione
perché molte ragazze della mia città, eccetera, sì, so sempre sistemarmi i capelli, lo sapete, molte ragazze della mia città hanno scoperto dove abito, ok? E so, perché me l'hanno detto i miei follower, ma ho visto che è nata tutta una discussione anche su internet riguardo a questo. Molte follower stanno divulgando il mio indirizzo su internet. Io vorrei dirvi che capisco che voi lo facciate senza cattiveria, eccetera, ok? Però uno, ragazzi, non è una cosa tanto legale da fare, ok? Perché non è un dato pubblico. E anzi, è anche piuttosto pericoloso. Numero due, vorrei pregarvi di non farlo, davvero, perché se ci tenete a me, queste cose non le fate, ok? Quindi non importa che voi lo facciate in buona fede, se vi capita di vedermi o se vi capita di sapere, perché voglio dire, ovviamente succede, è successo a Team 10 House di Jake Paul, voglio dire, quindi è molto probabile ovviamente che succeda anche a me e ad altri youtuber, però vi prego, non divulgatelo e cercate di non farle queste cose, perché non, cioè, se siete miei follower non mi fate del bene in questo modo e non, appunto, ripeto, non è una cosa tanto legale quella che fate, quindi questo è quanto. Ciò non toglie che se molto spesso, come molto spesso succede, incontro i miei follower davanti casa o insomma mi fermo sempre molto volentieri per una foto o anche solo per una chiacchierata, lo sapete, perché è sempre così, se mi incontrate lo sapete, e mi fa sempre piacere quando ricevo biglietti e messaggi nella cassetta delle lettere, però vi prego, cercate di non farle queste cose, ok? Ve lo chiedo davvero per favore, perché succede poi in tutte le case dove sto, quindi vi prego di cercate di evitare, ecco, non fatelo. E basta, adesso probabilmente, anzi sicuramente mi metterò, sì, perché penso di avere ancora tempo, mi metterò il montaggio di questo video, di questo vlog. Vi do quindi la buonanotte già adesso a questo punto. E niente, noi ci vediamo. Questo video andrà online giovedì, quindi noi ci vediamo domani, venerdì, con un nuovo video. Scusatemi se per voi ieri non c'era un video online su YouTube, vi ho avvisato su Instagram Stories, ma mi rendo conto che non tutti vedete le stories su Instagram, non tutti quelli che mi seguono su YouTube hanno un account Instagram, però lì molto spesso, anzi sempre vi avviso se non riesco a caricare un video, quindi oggi ho passato tutta la giornata in viaggio, quindi nessun video su YouTube, però appunto per voi oggi che è giovedì e domani che è venerdì, nuovo video in arrivo. Bacio grandissimo a mia family, vi voglio bene e a domani, ciao!